Ciao ragazzi, come state? Oggi voglio proporvi il nuovo progetto che ho deciso di intraprendere per l'anno 2018. Allora, ve ne avevo già parlato in precedenza e si tratta delle 365 domande per 365 giorni. Allora, queste domande le ho trovate su internet. Vedete, per ogni giorno del mese c'è una domanda. Queste sono tutte 365 e ho deciso di intraprendere questo progetto per vedere appunto negli anni che passano se le mie risposte rimangono le stesse, se cambiano, se mutano, insomma, per vedere il progredire della situazione, tra virgolette. Allora, sicuramente non riesco a farvi un video al giorno proprio per le domande, quindi cosa ho pensato? Allora, per chi è iscritto su Facebook, se vuole, io sono diventata insieme a un gruppo di ragazze amministratrice del gruppo di Facebook Amicizia di Penna che Passione. Siamo in sette che stanno appunto lavorando su questo gruppo. Che anche saluto invece, approfitto per salutare, quindi saluto Barbara, Margherita, Serena, Adele, Chiara, Alessia e Sara. Ciao ragazze! E se volete partecipare anche voi a questo gruppo Facebook che vi lascio giù nell'info box, potrete innanzitutto partecipare anche a questo progetto, farlo anche voi da casa, perché io ogni giorno pubblicherò appunto su questo gruppo la domanda del giorno, quindi per 365 giorni, poi capiterà l'eccezione alla regola, che magari non riuscirò, però l'obiettivo è quello. E per chi invece non ha Facebook e non vuole registrarsi, in caso mi mandi un'email chiedendomi il file, che così glielo giro tranquillamente. Apro giusto una piccola parentesi sul gruppo Facebook, appunto, che vi dicevo, di Amicizie di Penna che Passione. Devo dire che è un gruppo fantastico dove, a parte fare nuove amicizie, anzi, diciamo che l'obiettivo principale è fare nuove amicizie di penna, perché come sapete ormai la scrittura a penna è un po' sottovalutata, insomma. Siamo talmente abituati tra messaggini, con WhatsApp, email, che ormai il contatto con la penna e il foglio si sta perdendo. E per me invece è una cosa molto importante. E quindi mi piace coltivarlo. Quindi, eventualmente, se voi vi iscrivete, avreste anche la possibilità di magari scrivere con me se volete, non si sa mai, insomma, nella vita. In più, adesso stiamo facendo anche altri progetti. Ad esempio, in questo momento c'è il contest per scegliere l'immagine, del gruppo. Quindi anche qua eventualmente se volete iscrivervi potete già partecipare. Poi ci saranno degli swap. Ad esempio, se vi piacciono le cose che acquisto, ogni giorno io faccio anche l'offerta del giorno. Quindi metto qualche link di qualche offerta sia del sito di Amazon che di AliExpress. Insomma, veramente è un gruppo da scoprire, ragazzi. Quindi se volete iscrivervi a noi farebbe davvero molto molto piacere. Poi chissà, magari potremmo anche diventare amici. Ma ora partiamo di nuovo con questo progetto. Allora, per questo progetto avevo acquistato, ok, ormai l'anno scorso, questa agendina che è troppo carina, mi piace tantissimo il colore, tra l'altro anche uguale al mio smalto, da utilizzare per l'appunto come agenda per fare questo progetto. Allora, le pagine, come vedete, sono giornaliere, quindi vanno benissimo, anche se sabato e domenica c'è sempre poco spazio, ma purtroppo non, è sempre così nelle agende, non lo so perché. Però è abbastanza spazio per riuscire a scrivere una frase che sia una frase, non come quella della Mr. Wonderful, che se vi ricordate, aspettate che ce l'ho qua l'agenda. Eccola qui, vediamo un mese a caso. Ecco, questa è quella, vabbè, è settimanale, però sabato e domenica, vedete, non c'è lo spazio neanche per scrivere forse gli orari di lavoro. Ah, guarda, ho beccato il 13, ecco, se vi interessa il 13 maggio è la festa della mamma, ho beccato proprio la giornata giusta.
Ma bando alle ciance, iniziamo. Allora, non ho le idee molto chiare su come realizzarlo e quindi ora mi metterò a farlo insieme a voi. Ecco, allora, per il momento metto questo washi portafortuna con i quadrifogli e le coccinelle per il primo dell'anno. E la domanda per il primo dell'anno è: qual è il tuo obiettivo principale dell'anno? Quindi vediamo un attimino come lo scrivo. Poi penso che lo decorerò e risponderò e così farò praticamente tutti i giorni. Anzi, mentre lo facevo, mi è venuta anche una mezza idea che per chi non ha Facebook e non riesce a vedere, diciamo, nel gruppo, posso eventualmente fare di mese in mese le domande, cioè ve le leggo e magari. Adesso, vabbè, quelle di gennaio le leggo in velocità, poi magari come faccio il plan with me potrei fare la stessa cosa per questo. Quindi leggervi, dopo aver fatto il plan with me, vi leggo le domande e così potete creare anche voi il vostro personale, vostra personale agenda. Ditemi cosa ne pensate. Allora, intanto vi leggo le domande del mese di gennaio. Allora, qual è il tuo obiettivo principale dell'anno? Per cosa sei più riconoscente? Sei felice? Qual è il tuo ricordo più bello dello scorso anno? Qual è stato l'ultimo più grande obiettivo che hai raggiunto? Senza quale bene materiale non riusciresti a vivere? Le persone possono cambiare? Qual è l'ultima cosa buona che hai mangiato? Attualmente, qual è il tuo snack preferito? Cosa ti ha fatto sorridere oggi? Qual è il tuo accessorio preferito? Cosa ti sta rendendo arrabbiata? Cosa hai mangiato a cena? Cosa hai fatto? Da chi hai ricevuto l'ultima telefonata? Di chi sei innamorata? Per cosa sei riconoscente? Il momento più bello di oggi è stato. Il mio sito internet preferito è. Qual è la cosa più difficile contro la quale stai combattendo? Oggi avrei voluto avere più. Domani sarà meglio perché? Cosa ha reso questa giornata insolita? Cosa cerchi dalla vita? Qual è la tua bevanda preferita? Oggi la temperatura era. Quanto hai speso al supermercato l'ultima volta? Domani. Qual è stato il tuo ultimo acquisto importante? Cosa rende la casa in cui vivi la tua casa? Chi è l'ultima persona ad averti detto che ti ama, ti vuole bene? Ok, ragazzi, quindi queste sono le 31 domande per il mese di gennaio. Quindi per il momento il video è concluso. Ormai il mese di gennaio, tra virgolette, è andato e vi proporrò il video per il mese di febbraio. Io vi ricordo, se volete appunto essere partecipe nel gruppo di amicizia di Penna che Passione, ve lo metto giù nell'info box. Io sono sempre presente in quel gruppo, quindi appunto anche se volete scrivermi potete benissimo farlo. Saluto di nuovo le ragazze del gruppo, ciao ragazze, ci sentiamo. E niente, allora mi raccomando, mettete tanti pollicioni in su.
iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte e noi ci vediamo al prossimo video. Baci e abbracci, ciao!